Ci siamo lasciati qua, a questo testo, a questa lirica tratta Sentimento del Tempo che abbiamo utilizzato per un po' vedere in concreto in che cosa consistono proprio le caratteristiche fondamentali della raccolta, come esempio meglio, no? Delle caratteristiche fondamentali della raccolta e come sia diversa questa raccolta dalla precedente, dall'Allegria. Quindi come questo testo, L'Isola, sia diverso dagli altri testi che noi abbiamo letto e spero amato di Giuseppe Ungaretti. L'abbiamo presentata così un po' velocemente perché ho il solito problema insomma, del tempo dei 15 minuti che è tassativo. Vi ho già detto insomma delle novità per quanto riguarda il ritorno a una metrica più tradizionale, una misura più ampia, una sintassi più tradizionale che si complica nelle subordinate. Abbiamo già sottolineato come il testo di questa poesia sia estremamente difficile. L'uso insistito dell'analogia, il lessico iperletterario, le immagini suggestive rendono veramente complicato comprendere il senso di questo testo, che si fa di sapore chiaramente ermetico, cioè chiuso, impossibile da decifrare. C'è accanto una parafrasi, ma mi piacerebbe così anche in maniera provocatoria, no? Cercare di parafrasarlo insieme a una proda. Ove Sara era perenne di anziane selve assorte, questo aggettivo anziane, associato proprio alle selve, insieme anche ad assorte, sono degli aggettivi che di solito ovviamente appartengono alle persone, agli esseri umani, e che qui invece vengono associati a degli elementi vegetali. Scese sino al tronchi, evidentemente stiamo parlando dell'io lirico, del poeta, che scende evidentemente da un'imbarcazione che gli consente gli aveva consentito di raggiungere quest'isola sulle cui rive alla fine appunto approda. Che cos'è quest'isola? Di che cosa è simbolo? Avremo modo di tornarci senza per questo riuscire insomma a giungere a una soluzione definitiva. E si inoltrò. L'io lirico, il poeta, sembra raccontare una serie di azioni che lui compie, che quest'io insomma compie, ma sono delle azioni solo apparentemente reali, cioè a dispetto della precisione con cui dice, scese, si inoltrò, il paesaggio resta, come vi dicevo nell'altra video lezione, sempre rarefatto, antirealistico, non concreto. E lo richiamò un rumore di penne. Anche qua, penne per uccelli, anche qui un'altra figura di significato, no? Potremmo dire una sineddoche, la parte per il tutto, per indicare gli uccelli, che era si sciolto dallo stridulo batticuore dell'acqua torrida. Quindi evidentemente un uccello che si alza da uno specchio d'acqua calda, dall'acqua torrida, e questo quest'acqua viene definito appunto il suono, stridulo, c'è cioè qualcosa di sinestetico, ecco, in questa immagine dell'acqua che si increspa perché un uccello improvvisamente si alza e questa increspatura, immagine visiva, viene resa invece con un'impressione uditiva, stridulo, che poi se vogliamo forse il suono è messo all'uccello, dico forse perché le immagini, le figure retoriche di suono sono talmente tante che è veramente difficile dipanarlo, così come questo batticuore dell'acqua torrida. Anche qui, no? È chiaramente un'espressione che potremmo definire analogica. È una larva, languiva e rifioriva, vide. Che cos'è questa larva? Una presenza vaga, indefinita, languente che non riusciamo a identificare con chiarezza. Ritornato a salire, dove? Boh, vide che era una ninfa, quindi questa presenza evanescente era una ninfa, una figura che il poeta recupera dalla mitologia classica. Questo recupero del mondo classico è una caratteristica non solo di questa poesia di Ungaretti, ma lo vedremmo, è una caratteristica in generale della poesia ermetica. Quindi mi sto soffermando di più su questo testo per anticipare alcune caratteristiche dell'ermetismo. Noi abbiamo detto
Ungaretti non è un poeta ermetico in senso stretto, ma è certo che a questo modo di scrivere di Ungaretti gli ermetici si ispirano e quindi ciò che stiamo dicendo a proposito di questo testo varrà bene anche per la poesia ermetica propriamente detta. E questa ninfa dormiva ritta, abbracciata da un olmo, che è una pianta. In seta, simulacro, femmavera errando, quindi vagando in sé, dentro di sé, quasi in una dimensione onirica, di sogno. Tutto sembra un sogno, questo paesaggio, queste figure evanescenti, questa atmosfera proprio magica. A fiammavera errando giunse, quindi passando per vence illusorie alla verità della fiamma, giunse a un prato dove l'ombra negli occhi si addensava delle vergini come sera a piede degli ulivi. Dove l'ombra si raccoglieva negli occhi delle vergini di quelle fanciulle, si tratta forse di altre ninfe, come fa il buio della sera ai piedi degli ulivi. Una figura di significato apparentemente semplice, come la similitudine, che però si mescola con tutta un'altra serie di analogie, tanto a rendere questo passaggio di difficile spiegazione. Distillava nei rami una pioggia pigra di dardi. È una metafora per indicare dei raggi del sole che attraverso proprio i rami passano quasi come delle frecce infuocate. Qua pecore saranno appisolate sotto il liscio tepore, anche qua il liscio tepore è chiaramente una sinestesia, il calore dei raggi del sole non è liscio, liscio è un'impressione tattile. Altre brucavano la coltre luminosa, quindi questa coltre luminosa sarebbe come dire, il prato illuminato dal sole. Le mani del pastore erano un vetro, metafora, levigato da fioca febbre, da una febbre debole. Allora, siamo riusciti a in qualche modo sciogliere un pochino alcune figure di significato. Abbiamo individuato la presenza di alcuni elementi classici, la presenza delle ninfe nella mitologia classica, ma anche queste immagini dei pastori, delle pecore, insomma, che brucano in un paesaggio in qualche modo idillico, baciato dal sole, rimandano alla tradizione, per esempio, arcadica. Abbiamo abbozzato una parafrasi, però quale sia il significato profondo di questa poesia ci sfugge. Cioè, è una poesia che risulta essere sostanzialmente indecifrabile. E come vi dicevo nella video lezione precedente, è una poesia in cui non si avverte più l'urgenza della storia o del vissuto autobiografico del poeta. Non c'è, in senso stretto, il tema dell'esilio, non c'è l'orrore della guerra che irrompe anche nella poesia o a cui la poesia allude. Siamo proprio fuori dal tempo in un paesaggio immaginario. Questo è ciò che caratterizzerà anche l'ermetismo, quindi linguaggio alto, iperletterario, riferimento al mondo mitico, un paesaggio irreale fuori dal tempo e la difficoltà di dare un'interpretazione univoca e quindi il moltiplicarsi delle possibili interpretazioni. Forse quest'isola, si sono chiesti insomma, i critici, è una metafora della letteratura intesa come fuga dalla realtà? Non lo sappiamo. È certo che questa è l'accusa che poi sarà rivolta ai poeti ermetici, cioè di essersi di fronte all'orrore della guerra, della seconda guerra mondiale, delle leggi razziali, dell'affermazione della dittatura, essersi rifugiati in una sorta di torre d'avorio, in un paradiso, insomma, di immagini classiche o classicheggianti, di essersi collocati fuori dal tempo e quindi di non aver assolto a quella che dovrebbe essere la funzione anche dell'intellettuale, no? Denunciare anche i mali del presente. Sarebbe bellissimo poi leggere quello che ci dice Quasimodo a questo proposito e come potevamo noi cantare questa poesia alle fronde salici, probabilmente l'avete letta qualche volta, con il piede straniero sopra il cuore, eccetera, eccetera. Quindi, come a dire, come in quel momento potevamo noi cantare, che cosa potevamo fare noi poeti? Questo del ruolo dei poeti ermetici, in generale dei poeti davanti al fascismo, del ruolo, insomma, assunto da questi poeti davanti all'orrore e alla guerra del fascismo, resta certamente così un nodo, potremmo dire, irrisolto. Tra le ultime raccolte del poeta, la più bella è certamente Il dolore.
pubblicata nel 1947. Sempre qui, mio gusto personale, il poeta recupera una autenticità che a mio avviso in Sentimento del Tempo, non in tutte le liriche, ma per esempio in quella che noi abbiamo letto sembra mancare. Quella poesia, L'isola, diciamo che sembra più una specie di esercizio retorico, no? Una prova intellettualistica. Non ha le risonanze interiori che il poeta, insomma, è solito avere nei suoi testi, insomma, mettere nei suoi testi. Non è un testo che emoziona, invece è bellissima una poesia che adesso andremo a leggere e a commentare, tratta questa terza raccolta in cui ci troviamo di fronte a un Ungaretti profondamente mutato anche dalla Seconda Guerra Mondiale. Abbandona la ricerca metafisica che abbiamo visto essere religiosa, metafisica, misticheggiante, tipica della seconda raccolta, e nel dolore torna, potremmo dire così, la storia anche nella lirica che vedremo, ma come dice il titolo stesso, diventa proprio dominante il dolore privato del poeta che in quegli anni perde il figlio e perde il fratello, ma anche il dolore pubblico di uno Stato, di una nazione che dal secondo conflitto mondiale esce veramente a pezzi. La poesia è breve ed è bellissima. Cessate di uccidere i morti, non gridate più, non gridate, se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta, dove non passa l'uomo. Questa per me è una poesia fortissima. È una poesia che io cioè, ritengo proprio commovente, soprattutto quel verso iniziale, cessate di uccidere i morti. Per comprendere questo testo, dobbiamo pensare che è scritto nell'immediato dopoguerra, nel secondo dopoguerra. L'Italia, gli italiani vivono la Seconda Guerra Mondiale anche come guerra civile, perché si trovano su due fronti contrapposti, fascisti e antifascisti, entrambi italiani che sostanzialmente si combattono. C'è un libro bellissimo del neorealismo, del movimento del neorealismo, che è L'Agnese va a morire, che è di Agnese Viganò, che tra l'altro racconta come vicini di casa, ex amici, parenti si trovassero a denunciarsi a vicenda, a causare le morti dei propri vicini di casa per mano di un gruppo o dell'altro. Quindi una guerra che è anche guerra civile, e queste lacerazioni non cessano dopo la fine del conflitto. Anche nella ragazza di Bube, questo personaggio, Bube, finita la guerra, lui ha partecipato proprio come partigiano, non depone, diciamo così, le armi, si sente ancora in guerra contro quelli che durante il conflitto sono stati i suoi avversari. E l'appello di Ungaretti è bellissimo: cessate di uccidere i morti, non gridate, non gridate più. Quindi smettete di alimentare la conflittualità di parte, smettete di sentirvi di una parte o dell'altra, smettete di gridare, cessate di uccidere i morti. È una figura retorica che si chiama adiunaton, oppure se preferite paradosso, è paradossale ovviamente. Ma che cosa vuole dire? I morti sono già morti e sono morti per l'Italia. Non rendete inutile la loro morte continuando ad alimentare le contrapposizioni da una parte e dall'altra. Non gridate più, è il momento di mettere da parte i rancori di parte, appunto, le contrapposizioni. Non gridate più se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Se gli italiani vogliono ricominciare a vivere, devono smettere di gridare, di darsi addosso, di sentirsi nemici. Solo in questo modo potranno non rendere inutile la morte di chi è morto e potranno ricominciare a vivere. Ascoltate i morti, ci cioè ascoltate la loro lezione, sta dicendo Ungaretti. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore il crescere dell'erba lieta dove non passa l'uomo. E anche qui è un riferimento all'azione distruttiva dell'uomo che dove passa distrugge, schiaccia anche la natura, anche l'erba. Quindi fate silenzio, smettete di gridare, smettete di contrapporvi gli uni agli altri e ascoltate l'impercettibile sussurro dei morti. Che cosa ci hanno insegnato? Date un senso alla loro morte. Non si tratta tanto di glorificarli, quanto di non rendere vano il loro sacrificio. E io credo che questa sia una veramente delle poesie più belle della nostra letteratura in assoluto.
In questa poesia Ungaretti torna ad essere autentico e in questa poesia torna l'urgenza della storia, non si rifugia in un paesaggio, in un luogo immaginario, ma torna.